Tempo di andare support come una vera topina. Sono una topina vera. E andiamo a giocare Swain, il nostro fantastico, mitico, amatissimo, bellissimo, simpaticissimo Swain. Penso di avere il team peggiore del mondo per giocare Swain. Lux Mastery. Ho due fonti di danno AP già in squadra. Mastery è il tryhard per eccellenza. Cioè, non si può non avere Mastery in squadra se vuoi giocare e divertirti. I nemici sono anche ok. Metto più cooldown reduction possibile, perché ovviamente voglio staccare il più possibile la W e la E. Possiamo metterla anche di Ignite, tanto avremo tanto tanti HP già. E se ho meno cooldown posso usare più spesso le altre spell. E andiamo. Ciao Mr. Plasmbl. Grazie del follow, benvenuto. Anche te, ben entrato a far parte del mio regno, il regno del troll. E siamo qui con Swain Erdsteel. Buonasera a tutti, da Cugino Rap lo streamer. Anche a voi, popolo di YouTube, che ci seguirete da casa. Siamo qui con Swain Erdsteel, la chat di Twitch che è in foga, in fuga, è inferocita per un po' di URF in chat. È tornata la URF, tutti la giocano, sono tutti contenti. Viva le Aram e anche le Aram Ranked, che un giorno metteranno. Ma prima la modalità 2v2v2v2. Lo sai perché un festeggiato non può essere morto? Perché invita la Benvenuti nella lana Fabio dei Bellini. premonitori. Differenza Trailer passo prezzo alla simbolo della fine, generazione che dei minion. giochiamo a Swain in contemporanea, davvero Ophelia? Vero. Sto giocando super del giorno, ora compreso. Ok. Allora, molto bene, molto bene, molto bene. Oh, però aspetta. Però io non voglio comprare questo. Io voglio comprare quello che dà HP. È questo. Però in Minion realtà il mana mi invisibile. serve. Porca puttana. Vabbè, tanto poi lo vendiamo sto item alla fine. Il vantaggio è nostro, se ne approfittiamo. Lo sai perché sono ancora in silver? Perché Zesti non mi ama. Oh, Zesti, cioè, smetti di non amarlo, per favore. Che cazzo sta succedendo? Non basta per dare forza Vabbè, alla Sivir tua pensava che forza. stesse stata da qua, io ovviamente non stavo guardando, stavo guardando la chat. Siamo due nabbie di merda. Tu vieni con noi. E abbiamo già due stack, sono 24 HP bonus. Che perfette. Uff. Mamma come grabba questo Swain. E abbiamo già 5 stack e sono già 60 HP bonus per sempre. Mamma, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che casino sto facendo? Già 9 stack. 108 HP bonus. Vabbè. Ah, peccato. Questa l'ho missata. Mi staranno odiando. Io in questa partita non farò le Q. Normalmente sappiamo tutti come funziona Swain laserata, ma oggi siamo Swain Tank. Non ho capito che devono schivarle. C'è sempre una scelta, anche nella verità. Ah no, è una V.
11 stack, 132 HP bonus. Cos'è un altro verde quando già ne possiedo molto? Non importa. L'importante è fa... Non me l'ha dato? Da morto non posso ottenere queste cose? Porca puttana. No! Ho sbagliato oggetto. Un alleato è stato ucciso. Dov'è il mio Earth Stile? Oh. Sì, 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 sì. Se proprio insistiamo. Devo farmare un po' anch'io perché sennò col cazzo che lo compro l'Arsil. Bene, bene, bene. Allora, W non diminuisce, cioè la W diminuisce il cooldown, sì. No, facciamo il W. Perché la E non diminuisce il cooldown. E ogni volta che colpisco un nemico con la E, la V ottengo uno stack di passiva che mi dà 12 HP. In questo caso 12x12, 144. Quindi qual è tra le due quella che diminuisce il CD? La V. Quindi maxo la V, così posso ottenere più spesso HP. Ok? Se volevamo ancora più HP, potevamo fare il grasp. Però noi, io cerco sempre di fare i troll pick in modo da ottimizzare il troll con anche l'efficienza, ok? Quindi i miei troll pick sono sempre più efficienti anche possibile. Quindi voglio fare danno, ma voglio anche avere le stack, così da poter comunque vincere la partita. Come si fa? Si fa così. Poi ovvio, a volte facciamo la cosa full incentrata sulla strategia, tutto HP lo stesso, anche se perdiamo, sti cazzi. Però l'importante è che ogni tanto ci siano queste cose divertenti. Però la maggior parte delle volte faccio troll pick più efficienti possibile. Aia, qui ora ci moriamo. Però prenderò una stack. Forse un'altra? No! Peccato. Non posso. CDR. Rigenerazione. I can't do nothing, Swain. Se resti lì, muori però. Ma quello è un drago del CDR! Porca paletta. Due stack. Siamo a 17. 200 HP bonus, già siamo a 1200 di vita. Per il momento Warwick rimane una minaccia molto grave. Soldati, la guerra è ancora lunga da vincere, purtroppo. Sarò il più tank possibile per la mia squadra. Ma non potrò tankare Warwick perché è OP come sempre. L'ho preso? L'andata non conta. Quattordici secondi. Un noxiano sa chi è e che cosa deve fare. Se devo morire, scelgo voi, ragazzi. Mi state simpatici. Warwick no. Che coglioni sto Warwick, continua a gancarci. Basta, vattene lupo di merda. Dovevo dirlo. In realtà mi servirebbe l'altro oggetto, cioè l'altro trinket, quello blu, ma fa niente.
Sì, sto lupo di merda è sempre qua a rompere le palle. E allora andrò nelle altre lane anch'io a rompere i coglioni. Ecco qua. Cercherò di salvarti, amica. Forte per noi. Comuni mortali. Possiamo niente contro Warwick, il possente. Notate che in questa partita ci sono entrambi i jungler che io di solito banno sempre. Warwick e Master Yi. Mamma oh. E mio! Mio! Boom! Cecchinato! Che precisione! Stack prese. A me interessa solo farle stack. Non importa se muoiono i miei compagni. Ma se avessi avuto l'air steal qua. Bravo, entraci pure. Mamma ragazzi, se avessi avuto l'air steal. Dammi le stack. Ma so sempre dove sono tutti. Fitz, ma cos'è questa? Una cura? Bene ragazzi, bene. Possiamo tornare in botlane. Anche se la midlane è molto divertente. Torniamo midlane. C'è più gente? Più stack. Ho già 2500 di vita. 38 stack di passiva, sono 500 HP bonus. 38 per 12 fa 456. Tengo tutto a me. Buonasera Mr. Gabri. Ah, buonanotte. Carpe CDR? Ovviamente. Appena potremo comprarle. Con tutto questo CDR però, come cazzo lo teniamo il mana? Dovrò prendere il blu. I nemici fanno il drago e noi dobbiamo intervenire, presto. Non ho potuto fare un cazzo. Serve qualcosa che ci dia sostegno morale, sostegno di mana. Mana e rigenerazione mana. Qua abbiamo uno scettro dell'arcangelo. No, adesso facciamo l'abbraccio demoniaco. Forse ho fatto troppo cooldown, forse andava meglio calzare del mago. Adesso sto impazzendo. Ok. Abbraccio demoniaco per avere tanto danno. Gli HP che abbiamo. Grazie delle stack. Meno male che stanno fermi che... Ah, 24 HP non mi fanno certo schifo.
Grazie per avermi grappato. Lei mi ha fatto un favore, lo sa? Ah, sono troppo grande per voi. L'Earth Steel si è fatto sentire. Ho 0 di AP, comprato, eppure ho ucciso tutto. Troppa vita. E ora iniziamo a comprare altro. Altra vita verrà trasformata in danno. Ciao, Lotuga da Gaming, buonasera. La mia W è al range massimo, tra l'altro. Che cosa è successo? Ehi, bella. Un nemico è stato ucciso. Ok. Doppia uccisione. Cosa possiamo prendere per il mana? Ecco, forse al posto del Tempesta Incombente potevo mettere il mana flow per avere più mana. Ok. La tua squadra distrutta. Apposta, Dios. Tempo di comprare questo. Abbiamo 10 goldini. Due stack. Siamo già a 51 e ci forniscono 612. Quant'è? Sì, 612. HP bonus da qui. 114 da qui. No, bene. Ah. HP extra. Non chiedo di meglio. Va bene, va bene. Va bene così. A posto. Oh cazzo. Vabbè, 57 e 203, 57 per 12 sono 684 HP extra da qua, abbiamo già quasi 4000 HP. Buonasera Dog Banana. Gioco con voi, ricompensa completata, avete donato 200.000 punti canale per sbloccare la serata in cui gioco con voi. Bene ragazzi, allora insieme dopo questa partita decideremo una sera in cui giocheremo in compagnia per tutta la sera e giocherò con voi, dando la priorità ovviamente ai sub, e per tutta la sera faremo delle challenge insieme, ok? Giocheremo in 5 pre-made facendo delle challenge o dei team troll. Ogni tanto fai vedere quanti danni fa l'oggetto, il mio oggetto fa 341 danni, lì in alto, quando colpisco con l'attacco base. Danni fisici. Dopo ogni battaglia. Sì, sono infinite le stack di Swain.
C'è per caso un gruppo Telegram sub o altro per i sub? Certo. Punto esclamativo Telegram. Oppure punto esclamativo privé. C'è il privé dei cugini. Ma siamo solo 23 di... Oh, cosa? Ma stiamo stra mega 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 perdendo. La tua torre è stata distrutta. Siamo stra mega 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 perdendo. Ma di brutto. Io mi stavo divertendo un sacco, ma stiamo straperdendo. Ma cazzo, è vero che siamo con una landa di merda qui. Mannaggia! Mannaggia. Ma questa cosa ci dà delle stack? No. Ok, prendiamoci questo. Un alleato è stato ucciso. Con questo è meglio. Campione bilanciato. Ma che cazzo fa? Ma ci compriamo pure il reduction, perché non è possibile. Ovviamente sta combinazione di oggetti io la odio. Full danno on hit, cioè full danno in base alla vita del nemico. Non serve, cioè se fai quei due oggetti full tank e shotti tank, shotti tutto. Che palle. Tu puoi comprare full HP, ma ti prendono quei due item e niente. Che merda. Va bene, va bene, va bene. Ma almeno c'è un modo per contrastare i tank. Peccato che me lo trovo sempre con tutto quanto voglio giocare l'Airsteel. Va bene lo stesso. Allora facciamo così. Iniziamo a comprare l'azione cure. E anche il relay non sarebbe male. A sto punto prendiamoci altri HP e altri HP. Tanto adesso questo HP. Ah, cazzarola, cazzarola, cazzarola. Si vuole che ha gli oggetti. Sì, il relay per lo slow già l'avevo visto, perché non voglio che escano dalle mie ulti. Però il problema è che... Porca puttana! Il sangue dei soldati è il chiostro che insegna i compagni. Forse con la Morgana laserata, Morgana esplodibile intendeva laserata. Vieni qui, voglio solo darti un attacco base, nient'altro, solo uno, dai. Non scherziamo, eh. Un solo attacco base, non chiedo altro. È una merda, Fitz. Sentiti male. È una merda per questo, è sentirti una merda proprio. Cazzo, i nemici hanno 4. Porca puttana. Dai. No che non sorrendo, ma sta zitto. Presa. Ammazziamo anche lui e facciamo il drago, dai. Niente drago purtroppo, i nemici sono troppo grossi. Più vita.
che è broken. Guardalo lì. Un nemico è leggendario. Bene, basta, mi sono rotto il cazzo. Ora uso tutto e tu muori. Ok? Ignite ulti. Un po' te. Thank you, Swain. No problem, bro. Però adesso muoviamoci. Perché i nemici stanno per prendere l'ultimo drago. Cosa ulta questa? Ah, non mi stava ringraziando, era sarcasmo. Wait to get the kill. Cugino, cugino, cugino. Io sono pronto a giocare una partita illegale. Vorrei proporre alla chat dai 30 anni in su. Io ho già casa mia. Non devo pagare molto. Una casa più grande. Ne ho trovata una da 240 metri quadri a 140.000. Mi ha preso il quarto drago, porca puttana. Un nemico è stato ucciso. Quella è una mia stack. Dammi. Purtroppo quello immortale, io c'ho l'anticure, però chi cazzo gli fa danno? Sussurrati nell'ombra. 74, che corrispondono a 888 HP extra. Ma non è abbastanza. Mai fare un patto con un danno. I don't write in all plea. Cioè, che cazzo fa? Non chat ai nemici. Io inizio a fare danno, ragazzi. Boh. Così. Dovresti andare lì, Endri. No, ecco auditori. Non funziona così il troll pick. Voglio fare Swain Ersil. O prendo Liendry o prendo l'Ersil. Sono due mitici. Non andrebbero bene tra di loro. Ragazzi, dai. Posso comprare due mitici. Posso capire, trollare. Però non posso rompere le regole del gioco per voi. Lo farei volentieri di fare due mitici, ma non si può. Allora. Troll pick Swain con la build normale. Attenzione. Capite? Cazzo, se facevi la build normale facevi più danno. Una promozione. Sapresti guidare un battaglione? Il tuo inibitore è stato distrutto. Nasconderà il sangue. Quello è ovvio, ragazzi, però non siamo qui per fare queste cose, ok? Puoi salutare Mary? Va bene, ciao Mary. Ehi, che cazzo succede in base? Cosa sta succedendo? Ciao Josh, grazie comunque della resub. Sì, lo sappiamo tutti che la build standard di Swain è con Liendry, ok? Però... concetto dietro le mie parole. E tanto lo sappiamo già tutti qual è la build normale di Swain. Bene. Non ho mai capito perché quando c'è Swain ci sono tutti sti corvi.
Solo lui che crea effetti sulla mappa, boh. Andiamo da Urgot. Urgotto! Grazie dell'Earth Seal. Torna qui da noi. Ma non ho ritenuto io. Ah, bene, va bene, ragazzi. L'abbiamo fatta portare a segno una uccisione. Still. Porca troia. Fizz non riesco mai a fargli l'Earth Steel perché zompa via. Anche Fizz ha l'Earth Steel. Anche lui un discepolo. Oh oh oh. Bello, mi piace. Quella è la bellissima Omni Build. Earth Steel e Titanic. Si può fare su tutti i champion sta cosa. Ora, però, facciamo così. Compriamo il Rabla. Iniziamo a fare un pochino di danno. Che serve. Asteri purtroppo non possiamo contare su di lui. Il soldato è fermo. Ah. 90 stack. Serie di uccisioni interrotta. Bene, brava Lux. Proprio hanno sto cazzo di anima del drago che quando sono sotto al 50% hanno 11% di danno in più e 11% di danni in meno che subiscono. Cioè c'è questo gap del 22% che è broken, porca puttana. Odio infatti sta cosa. La tua torre è stata distrutta. Sempre odiato le anime del drago. Un alleato è stato ucciso. No, non surrendate. Ok, now I understand they are strong. Ok, ma abbiamo questo. Tempesta incombente. La runa che scala all'infinito. Più dura il game, più danno facciamo. Inoltre io ho questo. Inoltre io ho questo. Oh, bravi, non surrendiamo. 423. Dai. Ho 699 stack qua. Quanti HP ho? 5000 di vita. Peccato per Sivir che ha una build di merda. Pioggia di lame su Sivir, terribile. Ah! Rancore di Serilda quando stai facendo una build basata sugli attacchi base. Ah! Mamma mia, che schifo. Purtroppo ora c'hanno pure il dragone infernale di Gigione.
Meno male. Perché l'oggetto da sopra mi sta facendo fare pochissimi gold? Ma al minuto 34, ma senti, vaffanculo. Purtroppo il team si sta rifiutando di giocare. Cioè, Mastery che è fermo in base da 2 minuti. Non vuole più giocare con noi. Dai, Mastery! Ah, cazzo. 100 stack, 1200 salute bonus. E un quasi 6000 di vita. Pick funziona. Compagni purtroppo no. Vendi le scarpe e compra gli Endri. Va bene, Pedrene, adesso lo faccio. Dopo lo facciamo. Prima però completiamo il Rabadon, che ne dici? Un lucky sta partita. Sì, purtroppo ci sono un po' di partite al lucky. Vogliamo la rimonta, la vedo dura contro quella squadra ormai. La vedo un po' dura. Io sono il 17, ragazzi, sono il support e sono 2 livelli sopra il jungler, 2 livelli sopra l'AD carry. Ho giocato per 10 sto game. Oh mamma, guarda qua che roba cringe che fa Teemo. Cioè è andato da solo qua giù mentre sono tutti nella vostra base, ovviamente l'hanno ucciso. E sì, la mia. Male, guarda. Troppo, l'unico che mi fa tanto danno è Warwick. Come avete visto, c'ha gli oggetti antivita. Tutti che scalano sulla mia vita, quindi mi fa più danno se ho più vita. Warwick con una ult, cioè solo con gli oggetti mi ha fatto 2000 di danno. Cioè, capite? Non è con le spell, è con gli oggetti. C'ha gli oggetti che fanno danno. Cioè, io ho 6000 di vita, lui con gli oggetti mi ha tolto 2000. Tristissimo purtroppo che questi oggetti lo rendano così forte. Peccato, peccato. Però dai, è stata una partita divertente secondo me, con tutte quante le stack che ho fatto. Comunque è stata una partita interessante. Comunque sembra carino sto pick. Sì, il pick è molto carino. È andata male la partita perché c'è stato troppo sbilanciamento tra le due squadre. Sicuramente loro erano troppo più grossi. E la mia squadra purtroppo era in piena di netti in confronto. E io bilanciavo un po' le cose, se non ci fossi stato io, sta partita finiva molto prima, purtroppo. Ma comunque non potevo fare lo stesso 1v9 con questa build. Però va benissimo. È stato molto interessante ed è stato divertente. Ci abbiamo provato fino alla fine, questo è l'importante. Bene, 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 bene. Vedete invece la differenza, ragazzi, i miei compagni volevano arrendersi subito. Invece, cazzo. Abbiamo potuto fare di più. Se Mastery non si fosse arreso così subito e avesse deciso di magari che ci provo, vedo che comunque sia anche Swain ci sta provando, potevamo fare di più. Sicuramente la squadra non era una buona composizione, ormai era tanto tardi. Sivir aveva una build che funzionava poco, i nemici avevano 4 draghi, peccato. Però abbiamo lottato molto bene. Gino, hai fatto la penta con Action? Sì, ho fatto penta con tutti i campioni del gioco dalla A alla Z. Trovi tutti i video su YouTube. Nuovo scioglilingua, calzino sudaticcio. Non è uno scioglilingua. Ti do io un nuovo scioglilingua che ho inventato io stesso. 9 nuove
Aspetta, me la devo ricordare. 9 nuove navi nuotano nei nuovi 9 mari. 9 nuove navi nuotano nei nuovi 9 mari. Provate a dirlo. Magari lo dovreste scrivere, però scrivendolo è più facile se lo leggete da scritto. Cioè, se voi vi mettete tipo la sopra la panca la capra campa e ve lo mettete scritto, è più facile perché lo leggete. Non so come mai, io quando leggo gli scioglilingua riesco a dirli molto meglio. Invece se le devo pensare è più difficile. Però ovviamente essendo nuovo magari non conoscete. Se no c'è anche Leone il cane fifone. No, com'è che era? Andavo leone cogliendo cotone, tornavo correndo cotone cogliendo. Queste cose qua. 9 nuove navi nuotano nei nuovi 9 mari. 9 nuove navi nuotano nei nuovi 9 mari. 9 nuove navi nuotano nei nuovi 9 mari. Io lo dico sempre, mi piace tanto da dire. L'ho inventato io. Molto stronzo come scioglilingua, sì, lo so. Sento delle cose molto cattive. Grazie a tutti per aver seguito. Buona notte. Ci vediamo domani e mi raccomando, non fate cazzate e fate tanti bei troppi. Ciao. Allora, ridiamo Zeb89.